un naufragio, una nave di migranti è andata a picco, sono state recuperate al momento 34 salme, molti sono bambini. Io direi di dedicare un minuto di silenzio a queste persone che hanno pagato con la vita la ricerca di un altro mondo. Andiamo avanti. Tra i promotori di questa manifestazione di affetto e di vicinanza, come sempre, a Mimmo Lucano e a Riace, c'è Sasà Albanese. Lo invito qui, chiedendogli anche brevità nel presentare la giornata e il significato di questa giornata. Che chiedeva solidarietà alla storia di Riace, di Mimmo Lucano, degli altri coimputati in questa vicenda amara che si sta affrontando, e devo dire che il tutto parte da un input che è venuto da alcuni compagni, soprattutto di Napoli, che erano preoccupati e hanno incontrato la preoccupazione di tanti altri, di compagni che tecnicamente, materialmente sono mobilitati, Maria Francesca Lucanto, Angelo Broccolo, con cui abbiamo dato il via a questa iniziativa, Francesco Saccomanno, Francesco Martino, Guglielmo Spettante, ma tutti quelli che Nuccio Barillà, che hanno contribuito, no, a illuminare questo momento e soprattutto questa storia. Perché sarà stata la pandemia, la guerra in Ucraina, le tante tragedie che ci stanno avvolgendo nel mondo, in qualche modo era calato un sipario sulla vicenda Riace. E noi non volevamo, sapevamo di fare un'iniziativa che non era molto gradita agli avvocati, perché non volevano far passare il messaggio che noi facevamo un'azione contro la magistratura. Nelle tante riflessioni che abbiamo fatto, nessuno di noi ha mai pensato di fare un'iniziativa contro la magistratura. È chiaro che avevamo la preoccupazione per quello che era avvenuto al Tribunale di Locri, perché noi ci troviamo nel processo d'appello che stava arrivando a sentenza e che poi, per una serie di ragioni, anche quelle preoccupanti, è un po' slittata questa vicenda, perché è stato sostituito il Presidente della Corte, e la cosa un pochino inquieta, perché noi ci siamo trovati a Locri con una condanna a 13 anni a Mimmo, ma pesantissime anche quelle delle altre persone che per 10 anni hanno donato tutte se stesse per mettere in piedi un modello che poteva essere la risposta a tanti problemi, la risposta a chi arriva, e come diceva Pietro, chi arriva sappiamo quale destino incontra. Quello che successo oggi non è un fatto di oggi, è un fatto che avviene tutte le settimane, tutti i mesi nel Mar Mediterraneo. E questo modello rispondeva ai problemi dello spopolamento dei paesi interni, era un modello che andava assunto dallo Stato e fatto diventare una risposta a più problemi. Invece no, si è voluto tentare di criminalizzarlo, partendo con una serie di reati specifici che hanno portato ad una condanna per associazione a delinquere. Però strada facendo i reati specifici sono caduti, cioè oggi ci ritroviamo in presenza di un rischio di condanna per associazione a delinquere che è inaccettabile. Ecco, noi non volevamo che questa vicenda finisse nell'oblio, come se ci riguarda, ci interpella tutti, e pensiamo che era necessario illuminarla e immaginare insieme ai tanti compagni che hanno contribuito e che hanno risposto all'appello una serie di tappe per vedere di tenere acceso l'interesse su questa vicenda. Abbiamo avuto anche la disponibilità di parlamentari europei, tanti associazioni. Se noi abbiamo le destre al governo, non è solo per merito loro, ma anche per il demerito di tutta l'altra parte dell'altro campo, che è brava a togliersi gli occhi tra compagni di strada.
E Riace forse è l'unica realtà che in qualche mostra italiana, Vertice, ecco, Riace può essere la base da cui